Anche se le temperature stanno scendendo, questi che stiamo vivendo sono giorni caldissimi. Abbiamo visto l'altro ieri il nuovo trailer che annunciava l'uscita del gioco. Ma oggi con voi voglio analizzare quello che abbiamo avuto come conferma sui nuovi contenuti e quelli che possono essere considerati al momento dei leak. Prima di farlo, ragazzi, come sempre vi chiedo un secondo del vostro tempo. Non vi costa niente, è totalmente gratuito. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Solo così potrò continuare a portare nuovi contenuti, sperando sempre di intrattenervi e di farvi divertire. Partiamo dalla super certezza: il gioco Assetto Corsa Evo è stato rimandato, è la seconda volta che accade in realtà, perché sarebbe dovuto uscire la scorsa primavera, sarebbe dovuto uscire questa estate, adesso abbiamo l'uscita, la data uscita ufficiale, almeno come programma Early Access con accesso anticipato per metà gennaio 2025. Nel video precedente ho mostrato il trailer, l'abbiamo commentato dettaglio per dettaglio perché ci sono diverse cose molto interessanti. Oggi baso questo video su due importanti avvenimenti. Ho preso ovviamente appunti perché sarà diverso materiale da parlare. Il primo punto riguarda dei leak usciti 5 mesi fa e andremo a vedere cosa è stato confermato al momento, cosa è appunto confermato e cosa è ancora in una fase di forse e cosa è in una fase di assolutamente impossibile quasi per essere implementata nel gioco. In aggiunta vedremo se l'intervista fatta da pochissimo a Marco Massarutto, responsabile di Kunos da parte del sito everyeye.it, potrà darci qualche conferma maggiore su queste informazioni che sono state prese e buttate. Non sappiamo ancora quanto corretto e quanto no. Abbiamo visto dal trailer come il Nürburgring sia presente e come siano presenti le strade che lo circondano. Abbiamo visto il traffico. E questo, dal punto di vista della conferma, mi sembra ovvio. L'utente che ha pubblicato queste info, che andrò ad elencarvi, su Reddit, aveva lo username che si chiamava IKnowStuff99. Molto probabilmente un account usato per fare questa cosa e poi essere buttato via. Queste informazioni in realtà sono state pubblicate su diversi server Discord, senza ovviamente specificare una fonte. Questo è importante dirlo. Nonostante però non ci sia una fonte, qualche cosa l'abbiamo già vista. Quindi parliamone un attimo insieme. Abbiamo visto le piste e le strade intorno al Nürburgring? Sì. Si parla di un free roaming con traffico? Si sembra proprio di sì. Dalle speculazioni che arrivano da questo utente, sembra che ci sia una superficie di 2500 km² attorno al Nürburgring. 2500 km² li calcoliamo facilmente con 500 km per lato. Mi sembra tantissimo. Quindi, nonostante ci sia, non dico la certezza, ma si è visto il traffico, si sono viste le strade attorno, il fatto che si possa essere davanti anche a un free roaming, un open world, ci sta. Ma sulla scala di 2500 km² mi sembra un'esagerazione. Quanto abbiamo visto nel trailer però corrisponde alla realtà. C'erano sia la Porsche che la Morgan, quella auto a tre ruote, che giravano su queste strade e sono strade effettivamente esistenti. Quindi Kunos ha già la mappa di questa parte del territorio che circonda il Nürburgring. Nello specifico, la località vista da qualcuno era quella di Adenau. Il traffico dell'intelligenza artificiale sarà presente sulle strade, quindi l'abbiamo visto anche con la BMW e la three-wheeler della Morgan. Erano una a fianco all'altro, ognuno andava nella propria direzione e il loro comportamento dovrebbe essere legato anche al vostro, quindi dovrebbero reagire in base a quello che fate. Un'intelligenza ovviamente migliorata rispetto a quella precedente. E ci dovrebbe essere l'opportunità di fare i track days, quindi le giornate sul tracciato, in questo open world all'interno del Nordschleife durante gli orari di apertura. Manterrà un altissimo livello di realismo, che abbiamo già visto su AC e su ACC. Cosa importante che leggo qui, che le strade non verranno mai allargate per quanto riguarda le dimensioni, semplicemente per dare un po' più di comfort. Quello che è, verrà riprodotto in gioco. Ragazzi, io mi baso su quanto leggo. Queste cose fin qua vengono vendute come confermate, almeno analizzate anche da altri utenti su Reddit, sono viste come confermate. C'è qualcosa che è tra confermato e possibile, e questo punto parla della possibilità per un mercato e un'economia molto estesa per i piloti. Dovrebbe esserci la possibilità per aree social, quindi magari andate in qualche luogo dove incontrare altri piloti all'interno del gioco, socializzare con loro e magari facendo vedere le proprie auto. E questi incontri dovrebbero avvenire proprio in location reali, collegandoci sempre alla open world map.
Un'altra cosa come considerata in realtà molto speculativa, se ci fosse l'economia presente in gioco, i piloti potrebbero avere l'opportunità di comprare e vendere all'interno di questo market che si va a creare tra di loro in questa community, le proprie auto. Alcune auto potranno subire anche un incremento del proprio prezzo in base a quanto sono diventate storiche, in realtà la storia dell'auto di per sé. Avete un'auto, la comprate, magari la rivendete dopo 5 minuti, non ha nessun appeal, non è diventata niente di che. Avete un'auto che magari dopo un anno avete utilizzato e ha 25.000 km reali, avete fatto diverse modifiche, è già un'auto non freschissima, magari l'avete comprata già usata e quest'auto probabilmente potrebbe vedere il proprio costo aumentare. Ovviamente questa è una speculazione basata su quanto riferito da questo utente. Una cosa fighissima, se fosse vera, è quella legata alla possibilità di tutti noi piloti di lavorare, di prendere dei piccoli task, delle piccole missioni all'interno del gioco per addirittura, si dice, consegnare la pizza. Quindi questa cosa diventa al limite del comico. Poi se sarà in gioco, perché no? Sarò veramente contento. Non dovesse esserci, ovviamente l'avremmo preso come una buttata. Però il resto commentato da questo utente finora è stato confermato almeno dal trailer e dalle interviste di Massarutto, che vedremo anche dopo. Oltre alla consegna della pizza, potrete essere voi i piloti che faranno il giro all'interno della pista, perché ci sono queste esperienze taxi, qualcuno che vi gira all'interno della pista, salite voi come passeggeri e loro vi portano in giro. Vedremo se anche questa sarà una piccola missione, vedremo come verrà sviluppato, ragazzi. Come detto, la fonte è un utente che ha buttato cose 5 mesi fa, molte sono confermate, altre sembrano essere ancora un po' lì in sospeso. Potrebbe esserci alcune auto in quantità limitata. Vedremo, anche questa è una speculazione. Una possibilità invece è, vedremo poi la open map, questo open world, come verrà strutturato. Ci potrebbe essere l'opportunità che non si tratterà soltanto delle strade attorno al Nürburgring in Germania, ma altre strade di paesi come Italia e Giappone potrebbero essere implementate in gioco. Parte importante, questa è già confermata da loro, super confermata, è un miglioramento delle prestazioni grafiche, almeno con il loro nuovo motore grafico proprietario hanno potuto fare quello che hanno voluto, quindi da questo punto di vista ci aspettiamo, ma confermato anche da loro, che il reparto grafico salga ancora di livello. Legato al multiplayer, potrebbero esserci server che andranno a raggiungere un numero di utenti possibili superiore ai 100 piloti per server. Questa roba è fighissima. Leggo anche che potrebbe essere un numero doppio rispetto a 100, quindi avvicinarci ai 200. Sognare non costa nulla, proviamo a vedere cosa queste info ci portano. Se c'era parte, ne parlavo nell'altro video, abbiamo visto il pilota con dei vestiti, delle scarpe sue, potrebbe esserci la possibilità di creare un avatar, un personaggio, e poi, stando a quello che dicono, magari fargli comprare una casa, ovviamente col suo garage, tutte le auto collezionate presenti all'interno, ed eventualmente comprare accessori, abbigliamento, quello che volete. Al momento sulle mod, vedremo meglio sulla intervista, non c'è un supporto ufficiale al momento. Ne ho parlato nell'altro video, potrebbe esserci di nuovo l'opportunità di caricare mod, ma vedremo se è già una roba interna, dentro l'auto, lanciare Spotify nella propria dashboard se c'è una radio, e da lì ascoltare le canzoni che preferite, le vostre playlist, mentre navigate con l'auto in giro per le strade del gioco. Il modello fisico non dovrebbe aver subito dei peggioramenti, ovviamente il modello fisico delle auto presenti nel gioco, questo è confermato da Kunos. Il lancio su console potrebbe slittare a una data molto futura, questa è una speculazione in base alle informazioni che ho detto che sono arrivate senza fonte, ma molte di loro sono confermate. Fra un secondo vi leggo quelle confermate, così proviamo a dare un senso a tutto quanto detto da questo utente. Quindi il lancio su console un po' più là in futuro. Potrebbe anche esserci la possibilità del crossplay. Le cose che abbiamo visto in questa lista sono in realtà molte di queste, sono già in realtà confermate sia tramite appunto la visione del trailer o le parole dette da Kuno stessa. Questo ci fa pensare un po' che le informazioni rilasciate in questo leak abbiano un po' senso. Le altre, come detto, ragazzi, magari sono veramente cose che questo utente si è inventato. Le ha sparate però a maggio, molto prima che tutto ciò arrivasse. Potrebbe essere veramente soltanto l'esercizio di una persona che ha sparato tante di quelle cose e magari ne ha beccate 5-6. Vedremo nei prossimi mesi come sarà. Comunque, le cose che sono fermate, appunto, il free roaming, questa open map, open world, attorno al Nürburgring, questo è confermato. Il traffico l'abbiamo visto. La fisica migliorata delle auto, la riproduzione 1-1 delle strade, anche questo è confermato. La qualità del reparto grafico salito, anche grazie al loro nuovo motore.
E secondo alcuni test, durante il gameplay non ci sarà il ray tracing, che verrà probabilmente soltanto abilitato in modalità come quella del replay o delle foto. Stessa cosa che accade, almeno fino ad oggi, su Gran Turismo 7, dove vedete la grafica delle auto e la pista del gameplay di per sé alta, ma comunque a un livello inferiore di quella disponibile all'interno del replay. Non c'è un supporto ufficiale sulle mod, l'abbiamo detto più volte, ed è al momento una esclusiva soltanto per Steam, quindi PC. Passiamo al secondo punto e parliamo dell'intervista fatta a Marco Massarutto da EveryEye. Detto più volte, ma è confermato, Assetto Corsa Evo non è il secondo capitolo, non è una continuazione di Assetto Corsa 1, ma è comunque un'espansione. La loro intenzione è quella di creare un ecosistema evolutivo che possa appunto essere sempre espanso, in modo da dare a tutti noi, piloti e giocatori, un'esperienza sempre nuova con tracciati e con auto. Lo sviluppo è iniziato nel 2020, in realtà la parte di ricerca è iniziata nel 2020 e 3 anni fa lo sviluppo per questo nuovo capitolo è ufficialmente partito. L'intelligenza artificiale migliorata, come letto anche in questa intervista, avrà un nuovo obiettivo, quello di garantire a noi, come detto anche sopra per un altro punto, un'esperienza di gioco sempre maggiore e che sia più di tutto credibile e coinvolgente. Quindi questo è un punto veramente fondamentale. Single player, ragazzi, carriera offline, cosa che a me piace tantissimo, confermata anche da Kunos, ci sarà e consentirà a tutti noi di vivere un'esperienza collezionando auto, vedremo poi come comprarle, facendo dei campionati, ed è qualcosa che aspetto veramente tanto. Il supporto al modding qua apre un po' un dibattito. Non c'è al momento ancora niente di ufficiale. Sono ovviamente grati i rappresentanti di Kunos per quanto fatto dalle community negli ultimi 10 anni, perché il loro lavoro con l'introduzione di nuovi contenuti ha contribuito sicuramente ad espandere il gioco e anche ad allungarne un po' la vita. Nei video precedenti ho parlato della problematica di introdurre all'interno del gioco dei contenuti non ufficiali e non autorizzati. Quindi, secondo me, opinione personalissima, si andrà verso la possibilità di installare mod solo dopo che Kunos le avrà verificate ed autorizzate. Questo dovrebbe consentire a tutti di aumentare il livello delle mod inserite all'interno del gioco. Secondo me è un fattore positivo. Come verrà poi implementato e sviluppato, lo vedremo e ne parleremo. Condizioni meteo confermate, viste anche dal trailer, tutto dinamico, molto personalizzabile, per fortuna. Assetto Corsa all'inizio non aveva la pioggia, delle mod l'hanno portata oggi, forse queste mod sono state acquisite e messe all'interno del gioco. Multiplayer, discusso poco fa, quelle sono, diciamo, un po' speculazioni, ma è confermato il fatto che noi potremo gestire le nostre gare. Due cose finali per chiudere il video è che quello che stanno sviluppando non vogliono crearlo come un titolo che è prontissimo per essere utilizzato oggi e morto fra un anno. Avere una visione sul futuro, secondo me, è una cosa molto importante ed è fondamentale per poi garantire a un gioco come Assetto Corsa una vita, magari altrettanto lunga come quella precedente. Il loro obiettivo su questo sviluppo è portare qualcosa in game che sarà ancora attuale, che sarà ancora interessante per tutti noi fra 3, 4, 5 anni. Quindi la loro challenge, la loro sfida è quella di pensare a come noi, giocatori, vorremmo poi giocare magari fra 4-5 anni, una roba che apprezzo tantissimo. Un gioco non deve essere fatto in fretta e furia per essere pubblicato oggi, dopo 6 mesi non ci gioca più nessuno. Meglio prenderci tutto il tempo a disposizione, in questo caso Kunos, migliorare e perfezionare ogni aspetto del gioco, arrivare un po' in ritardo secondo la tabella di marcia. Chi se ne frega, almeno per noi, se 6 mesi dopo avremo un titolo di livello altissimo con una longevità maggiore. Chiudiamo con un piccolo accenno ad Assetto Corsa Competizione, visto che ho portato un video anche a riguardo. Verrà garantito ovviamente un supporto al titolo, per mantenere la stabilità, per mantenere la giocabilità da parte nostra sempre a un livello alto. Ci saranno dei bug, se verrà riscontrato qualcosa verrà sempre comunque fissato. Ma il loro focus, come ho detto più volte, e anche su questo punto penso che tutti noi possiamo solo concordare con la loro scelta, il loro focus è ormai su Assetto Corsa Evo e su quello che rappresenterà nel futuro del sim racing. Per oggi chiudiamo qui, ragazzi. Speriamo che molte delle feature viste in questi leak verranno poi implementate, ma anche dovesse uscire con le piccole cose che abbiamo visto confermate nel trailer. Io mi stapperò 10 birre analcoliche, me le piazzerò qui e ci vedremo magari fra 15 anni, quando avrò finito di divertirmi. Grazie per aver visto il video, vi do appuntamento al prossimo. Ciao!